L'ultimo sondaggio prima del voto per le europee ci dice che l'8 e il 9 giugno andrà ai seggi poco più della metà degli italiani. Ci dice anche che solo il 65% di loro ha già un orientamento preciso, mentre il 23% è ancora del tutto indeciso su chi votare. Il 12% lo sa, ma sa anche che potrebbe cambiare idea nei prossimi giorni. Questo è il quadro di insieme proposto da Demopolis, che naturalmente ha fotografato anche il peso dei singoli partiti. Se si votasse oggi, secondo l'istituto diretto da Pietrovento, Fratelli d'Italia sarebbe il primo partito con il 27%, con un voto certo del 24,5% ed un potenziale del 30%. Il Partito Democratico, in lieve crescita negli ultimi giorni, otterrebbe il 22%, confidando su uno zoccolo duro del 19,8% e su un potenziale del 24%. Terza posizione al 14,5% per il Movimento 5 Stelle, che può contare su un voto certo dell'11% e un potenziale del 17%. Si profila una sfida per il quarto posto tra la Lega all'8,8% e Forza Italia all'8,7%, anch'esse con un bacino mobile di elettori che oscilla tra il 6,5% e il 10%. Altre liste puntano al raggiungimento della soglia necessaria all'ingresso nel Parlamento europeo. Sopra il 4%.